Passa parola. Dov'è? Prova! Chi è? Ehi, assorto! di Genova! <ride> Ciao! Sentite Ciao. tutti? Cioè, dalla chat, voi sentite tutti, tutti quanti? Ecco, Black Prince, vaffan... <ride> Ale Silvio e Paul Merda! <ride> <ride> Giustamente, no? Subito. Sì, sì, ci sentono, ci sentono. Gianluca, io non ti eh, vedo... Cazzo. Eccolo lì, boh, perfetto! Ti vedo, ti vedo, ci siamo. Allora, dunque, oggi questa live nasce assolutamente all'insegna dello scazzo, scazzo nato già dalla live di stamattina, che era una live vampiresca dedicata a tutto, tranne che al videogaming, ecco, eh, intanto c'è la nebbia in quella di Milano, eh, nasce appunto da, da questa live di stamattina, nata... Con lo scopo preciso di non parlare di videogiochi e oggi proseguiamo questo andazzo parlando What di un argomento that? assolutamente che non c'entra <ride> nulla con i videogiochi, ma visto che qualcuno parlava di pizza, ha detto, uè, facciamo la, la live sulla pizza! E abbiamo visto subito dei, degli What adepti that? che tra l'altro, oggi dovrebbero anche arrivare più in là nel corso della live. E verrà fuori una mucchiata. Molto bene, come piace a noi. Ok? Bene, va bene. Va bene, va bene? bene. Tu perché eh, Silvio hai voluto venire a gamba tesa a parlare di pizza, a parte le tue origini? Allora, per due motivi. Vai. Innanzitutto per Stai guardando sulla destra, secondo me hai degli appunti no ho il telefono okay. se semplicemente non, no non ho preso appunti stavo, okay. sono proprio a braccio perché mi hanno rotto le palle tutta la giornata non ho avuto nemmeno il tempo per due motivi sono qui il primo per, uh, giusto per far capire che non è che tutti i, i provenienti dal sud Italia hanno l'estremismo verso la pizza napoletana e il secondo per dire che le altre pizze sono una merda ecco oh, giusto okay. per <ride> Giusto per far capire, per mettere proprio un punto su questa cosa, no vabbè, a parte gli scherzi, insomma, eh, la, la pizza è un mondo molto vasto. Molte cose che per tante persone non sono pizza sono semplicemente qualcosa di diverso che fa parte di una categoria. La pizza non è una, ce ne sono tante, tutte buone, tutte diverse, ma tu da c'è, però. Tu da... Mh, della, della, de, del luogo natale, diciamo, della pizza, sei d'accordo su questa affermazione sul fatto che esistano tanti tipi? Assolutamente, oh, assolutamente. cioè, allora molti dicono la pizza napoletana è l'unica che esiste. No, cioè, no, ce ne sono 3000 tipi: c'è quella che ti piace, c'è quella che non ti piace, c'è la bestemmia perché ci sono le bestemmie, però, insomma. Anche che ne so, la, la, pizza, la pizza in teglia romana è una pizza come tante altre, la pizza più uno, vabbè, <ride> cioè, ok, ci sta, la pizza quella lì, quella enorme di, di, di quella volta, pure quella è pizza, sarà sottile, sarà biscottata, però è pizza. Mi piace di meno, ma è una pizza. La margherita di cracco, ok, perché cracco? Per il resto, insomma, sì, sono tutte diverse. Questo, questo è quanto. Poi ovvio che se qualcuno mi dice no, io la crosta non la mangio, già Beh, che la chiamata. Ma allora, crosta... queste è Thomas che dice: Ci tenevo a far sapere a Silvio che non solo non mi piacciono le croste della pizza, <ride> ma le avanzo proprio tutte. So che è un argomento che gli sta a cuore. Sai perché non, non, non gli dico che è un bastardo, anche se lo è, perché. La crosta di per sé non è il cornicione, quello bello, quello fragrante e morbido allo stesso tempo. La crosta è quella schifezza che sta sulla pizza bassa, che, sì, che quella sì, effettivamente è una crosta, non te la mangi, fai anche bene. Il cornicione se non te lo mangi sei un cretino, mm. è diverso. Bene, poi Thomas può essere che credi. Okay. Se Thomas vuole venire a Milano a provare una pizzeria seria, voglio vedere se non se lo mangia il cornicione. Ti fa... Si mangia pure il piatto, si mangia. Mm. Io, quando volete organizzare la cosa, vengo, vengo molto volentieri perché, come dicevo stamattina, è uno dei miei alimenti preferiti. Ma quando Ma, vuoi. Eh, Gianluca, dalle tue parti, mm. che ricordiamo essere Ancona? Sì, ancora. Ancona. Ok. Ostia, ho sbagliato che... io. No, è giusto. Ma perché, figa, non, non si inquadra, Gianluca? vabbè faccio schifo al cazzo ci sarà un tutti eccolo lì vedi no, no no non ho fatto nulla bastava che parlassi un po' di più da, ah, okay, okay. Da, dalle tue parti com'è la situazione pizza cioè mm... allora ci sono vari tipi di pizzerie ci sono quelle che la fanno io credo normale cioè la pizza base wow, quella yeah. col, classico cornicione normale che non è quello alto 5 metri ma Normale e c'è cioè quelli che la fanno io, io, da mia parte si dice trisunta. Cioè quella che puzza di olio, che sembra l'olio motore che fa schifo la merda e la fa una pizza tra l'altro qui dietro. Ma è una cosa immangiabile, cioè, ecco, mangi, no, mangi l'olio io, lo io stamattina la... ho detto che la pizza, chiamatela come cazzo la volete chiamare, cioè tutti i tipi di pizza io li mangio volentieri. Molto volentieri alcuni, meno volentieri altri, ma in generale mi piace sempre. Quella che proprio non sopporto è quella veramente che puoi strizzare. da quanto no, quella, è fa mm. quella fa schifo. Quella fa una... schifo. Mangi l'asciugamano. È uguale. Mm. Cioè, dopo che hai fatto la doccia, mangi quello e via. Ma, è imp... ma poi non so se sei un po'. Cambi vari tipi di pizza, no? Tipo, una volta vuoi mangiare la capricciosa, una volta mangi la vegetariana, quella che ti va, insomma. Io ne mangio di tutti i tipi, quindi non è. tranne quelle che vanno adesso di moda, del cazzo. però. Mm, le pizze del cazzo di moda adesso, cos'è? L'ananas, le patatine fritte? Bravissimo, io, Le patatine fritte andavano di moda anche prima, quando ero più un ragazzino io, sai, 16 anni, mangiavi quelle, poi dopo andavi di diarrea, perché, eh, tanto quello ti provocava, non è che era altre storie, però. Quando tu mangi la pizza vegetariana, no? la classica um, zucchine, melanzane, peperoni, insomma cose così, e non senti il sapore della verdura, ma senti solo l'olio, Dio Cristo, non ce la fai. Cioè, allora bevo l'olio e vado direttamente in diarrea, faccio prima <ride> cioè, um, argomento pregni oggi. Sì, ma perché adesso, onestamente, ma le tu l'hai mangiata qualche pizza unta sì, sì. Cioè, e, e ti sarà venuto lo sbocco. No, è più, uh -huh. probabile, più probabile uh -huh. che mi sia venuto il cagone ecco. eh, vedi, vedi che alla fine tutto riporta sì, sì, sì. tutto riporta eh. la merda esatto. sì ma poi adesso mh, va fa... di moda un locale che mh, sta nelle vicinanze ma non dico nemmeno dove perché sennò dopo mi denunciano eh, in pratica fa, eh, ma perché fanno la merda in pratica fanno il cornicione ripieno ma l'ho già sentita sta cosa allora, io non l'ho provato perché mh, mi sta a quasi 30 km da casa, quindi non è che è proprio vicino, vicino, sì, però provo. ci devo arrivare, cioè mm. ci devo partire proprio per andare a mangiare sta cosa. Però ho letto che dentro l'impasto mettono o il formaggio tipo cheddar oppure la mozzarella, oh, non so che cazzo c'era dentro. Cioè, queste mode americane io le devo capire. Aspetta, aspetta. Credo Perché che cornicio... sia una moda americana. Eh, allora, allo il cornicione ripieno c'è di due tipi, quello fatto bene e quello fatto male, come tutto il resto delle cose, esattamente come la pizza, tu giustamente mi parli della pizza alta, unta, bisunta e trisunta, anche quella puoi farla bene, puoi farla male, tipo a Milano, eh, Robby l'ha citata, c'è cioè Spontini che sta proprio borderline sulla pizza alta e unta. Se parliamo di cornicione ripieno, stiamo parlando, amore, fatti i fatti tuoi. <ride> sì, è la stessa pizza inglese, lo so, non, non, vuoi, vuoi farla tu la live, non lo so. Sì, eh, vabbè, dopo vieni qua. Allora, ehm, il cornicione ripieno è un'arte, perché o lo fai bene o ti esce una merda. Può essere ripieno di ricotta, può essere ripieno di friarielli, può essere ripieno di sasicce e friarielli. Fas Se ci metti... Sasi sì, la salsiccia e friarielle si chiama così, non è che dici la salsiccia con quelle cose verdi che sembrano spinaci, no, si chiama la salsiccia e friarielle. Quindi o lo fai per bene, quindi stendi bene l'impasto, metti il ripieno anche alla fine e poi giri il cornicione per farlo come Cristo comanda, oppure ci metti il cheddar e quindi sei un... oddio non si può dire quella parola, sei un tedesco... <ride> Sei un uh, non lo so, un sei un Americano, della patria. Un esatto, sei, diciamo traditore della patria per non dire qualcosa di, di molto peggio, però cioè, perché sei un criminale in quel caso. In quel caso stai rovinando qualcosa che non si tocca. Io fino all'ananas ci voglio pure arrivare. Ma vaffanculo, va, a far Proprio... culo, va. No, no. Aspetta, no. no allora, se, senza fare gli estremisti, io non la mangerei mai, però se qualcuno <clears throat> mi dice, guarda. Ho mangiato, non se, dico, se uno mi dice mi piace la pizza collana si dico vabbè ognuno ha i suoi problemi le sue perversioni ci sta però insomma l'ho mangiata pure io mangiata, me l'hanno regalata non, non avrei mai speso soldi l'ho mangiata pure io è diversa è una merda ma è, è diversa semplicemente però il cheddar quando c'hai la mozzarella noi in Italia abbiamo la mozzarella tu ci metti il formaggio e è merda, già il cornicione ripieno, già è pesante di su, tu ci metti lo schifo. E grazie al cazzo che poi non ti piace, scusa, perché ma... se ti piace sei in Americano, sei. O ma tenesco. mi confermi che esistono pure pizzerie che dentro il cornicione ci mettono i Ma Per tenerla forma, praticamente. Ma, ma, anche... sì, ma no, aspetta, allora, eh, quando vuoi fare il, fan... il fantasioso, fai anche cose del genere, ma di, di solito queste cose le fanno le pizzerie che non fanno la pizza. Cioè, fanno una pizza, però è dove la pizza non è cultura. Cioè, se una cosa del genere la fai a Napoli, ti sparano e ma ti sparano è... per molto meno. Però insomma è, è, è molto grave una cosa del genere a Napoli il fius nel cornicione, ma tu vuoi morire. Cioè, dillo, dillo vuoi morire cioè, è come se vai, che ne so, a, a Roma vicino all'Olimpico e fai forza Lazio. È la stessa cosa, è la stessa... Non, si fa. Cioè, non si fa a Milano la trovi, è capace, ma la trovi nei kebabari questi qua. Mm. Eh sì, la, la, la pizza la pizzeria Mickey Mouse che ho qua dietro, figurate, pizzeria Mickey Mouse ancora stanno aperte, strano. È un chebabbaro che fa queste pizze enormi con una fantasia assurda, sono brutte da guardare, sono una roba proprio... però lo fanno, eh. che ti posso dire? ho detto, ognuno ha le sue perversioni, è una cosa molto strana. Mi chiedono, sei mai stato a Napoli? Sì, le pizze sono molto economiche. Per la qualità costano tipo 5 euro o meno. Allora, riguardo l'economicità della pizza, so che è così perché anche mia moglie che è stata, non era proprio Napoli-Napoli, era Caserta. E anche lì... Ehi. Occhio. Cioè. Sono due cose totalmente diverse. Sì, però immagino, però già lì mi diceva che la differenza era palpabile rispetto a come siamo abituati noi, no? Uh. Ehm... Però io sono stato a Napoli per lavoro, purtroppo, in tutti i sensi. Questo purtroppo, e ehm, non ho avuto occasione di fermarmi in una pizzeria. Ahimè. Giustamente dicono che costano tipo 5 euro o meno, e l'orologio. Sì. Eh, sì. <ride> vabbè, adesso non, non scadiamo in luoghi comuni. Anche. No, vabbè, però fa ridere comunque. <ride> Cosa pensate delle pizze Star o altre marche da impastare al momento? Non sono male. Allora. aspetta aspetta anche lì c'è la Or... roba c'è la roba che effettivamente o da banco frigo o surgelata si può mangiare c'è anche quel, quella lievitazione istantanea diciamo quella è la catari tipo però aspetta c'è di due tipi stiamo parlando della surgelata o stiamo parlando eh, fa... quella da stendere e metterci dentro quello che ci, ci, ci si vuole che sono due tipi eh? io ne Perché considererei la... tre la quella surgelata, quella da impastare appunto con i preparati, eccetera, okay. e quella fresca, quella da, da frigo. Mm. Allora, io non so se voi avete mai provato a casa a farla. Io tante volte mi viene quelle botte di lievito perché non ho mescolato tutto. E fa schifo e mangio solo lievito e sa di merda. Mm. Non so se l'avete mai provata a no, fare io ho provato a farla in casa, mai se non quelle tramite preparati, tipo la catario o la star no, la no, con quelle star. proprio col lievito, col panetto di lievito, capito? Proprio. E venivo, mi veniva una merda perché non ero in grado, tanto eh, se non sono in grado, non sono in grado. Bro, dai, sai, era due anni fa era il periodo che c'era la moda di cucinare per forza la pizza. A lei facciamo la pizza però veniva da merda e allora ti buttavi sulla surgelata perché era l'unico modo perché sul banco frigo non si trovava più gli impasti da stendere però gli impasti da stendere io ne ho provati, cioè non ne ho provati, ne considero di due tipi, cioè quelli che riescono a lievitarsi un po' diciamo su un dito diciamo e allora riesci a sentire un po' il sapore e c'è quelle più scadenti che non lievitano ma diventano completamente mm, alte un'unghia. Un non so se l'avete mai provata Io la chiamo la pizza vetro perché quando la mangi provoca, è un, fa schifo. Non so se l'avete mai provata. No, Io no, non mangio la merda, mi dispiace. <ride> Va sì, vabbè, sì, però tanto alla fine Una volta l'avrei provata Ma cose. assolutamente no, è che io sono nato In un luogo dove la pizza è una religione Quindi anche tu ah, mi dici allora. Durante il lockdown che c'era Questa cosa di impastare la pizza Io la pizza a casa non me la sono mai fatta Perché so benissimo che se la voglio mangiare come Cristo comanda Devo andare fuori, devo andare in pizzeria Fortunatamente a Milano le pizzerie sono rimaste aperte C'era il delivery Quindi me ne sono visto bene Con tutto che persone del mio paese E, e dintorni mi guardavano malissimo perché io giustamente mangiavo la pizza e loro no, perché lì le pizzerie non aprivano, il delivery non c'era. E quindi io qua a Milano me ne vedevo bene, visto che di pizzerie napoletane. Perché il delivery Alcuno non c'era? Al mio paese il delivery. Praticamente, cioè, non è che c'è Just giastito e cose varie per organizzare delle consegne lì. Eh, figurati. Adesso eh, la ruota l'hanno inventata l'anno scorso. Ah, eh, eh, da un fuori po' fuori hanno fare. scoperto l'acqua calda. Insomma, con calma, bisogna, bisogna arrivarci. Adesso, oltre ai vari, ehm, alle varie tipologie di, di pizza esistenti, quella che piace di più, quella che piace di meno, eccetera, volevo farvi fare un piccolo ragionamento. Se vogliamo, anche un po' figlio. Della mia non più freschissima età, su quanto cazzo sia co co costi di più oggi andare in pizzeria? Allora io in realtà ci ho fatto caso poco, semplicemente perché per 18 anni, quindi fino al 2010, ho vissuto esatto. al sud dove la pizza costava, la margherita, co e, oddio, in alcuni posti era passata da 3 euro a 3,50 euro. E 50. La Margherita. Ma tu parli quelli... di essere seduto al tavolo in pizzeria? Sì, sì, più un euro di servizio, dove, dove lo pagavi il servizio, perché c'è cioè il coperto, se no non lo pagavi. Mm. E, mm. Poi spostandomi a Roma, la pizza ovviamente costava di più, qua a Milano ti fai il mutuo, vai in pizzeria. E, no, comunque mm. in realtà la Margherita la paghi dai 6 ai 10 euro a seconda del posto in cui vai, ma in realtà... Poi vabbè, le pizze gourmet le paghi pure 15 euro. e Dopo però. arriviamo anche alle pizze gourmet. Ma eh, sì, io parlo di pizze, dopo. diciamo in pizzerie normali. Ecco, considerando la, la differenza fisiologica di prezzi fra la città e il paesino, non ho visto tutta questa differenza. Ed è anche vero che giù adesso la margherita è arrivata a 5 euro. Qui in alcuni posti. Quindi... E ancora non siete scesi in piazza? <ride> eh, no, perché nemmeno si sanno organizzare. Quindi, eh, figurati. Oh, ma La pizza al piatto da, da, qui da me è sempre stata così, cioè, dalla Margherita si parte dal 4,50 euro, 50, 5 euro do, fino a un massimo di 7 euro, dopo pi, eh, prendi e alzi di prezzo, cioè, non è, ma non, non credo di aver visto mai una pizza superare i 12 euro. E poi c'è Robby che dice dipende anche quanto ci si fa sodomizzare dalle pipite comunque, perché eh, sì. no, no, ma io qua stavo parlando esclusivamente proprio della pizza, però poi C'è cioè, solo la pizza, oh, se adesso. ci pensi, tipo quella come eh, diceva prima Silvio, c'è cioè, um, salsiccia e friarielli, Cioè, qui da me al massimo proprio, ma proprio massimo, altro i sui 10, 11 euro. Ma mm. giù pure di meno, a voglia. Qua la, se si c'è eh, friarielli la pago oddio, Tu pocchio eh, Al piatto, eh parlo sì, sì, da la pizzeria qua vicino, Se c'è friarelli veniva 9 euro, a Milano, eh. Però vedi, alla fine è 1-2 euro la differenza, non è che stai... Dire... Sì, ti fregano sul coperto se vogliono, non è che... Ah, tanto, quello è alla base, è alla base. Eh. Dopo, dopo ti inculano con co le bibite e via. Allora, eh, sì, sì e no, cioè lasciando perdere coperti, bibite, eccetera, che poi trovi la pizzeria dove sono un po' più onesti e la pizzeria dove invece cercano di calcarci di più la mano su questa sorta di, di quasi truffa diciamo però è proprio la pizza no perché voi parlate di 3 euro 3,50 euro e 50, 5 euro però a mia memoria ma vi parlo degli ultimi 10 anni qua anche la più pulciosa margherita che comunque non è secondo a mia memoria quella che costa meno perché dovrebbe essere la Marinara. Teoricamente, la Marinara costa sempre di meno, esatto. Ehm, cioè, almeno 7-8 euro la paghi, ma tranquillamente e praticamente È la, dappertutto. Sì. Mm. Adesso, proprio per sfizio mentre magari che ne so. Voi, voi dite altro? Io devo andare su Deliveroo, devo guardare la pizzeria dove vado di solito. Lo sto Così. facendo anch'io, eh, bravo. <ride> Sì, però tipo Paul sta dicendo: a me sembra che i prezzi di tutti i ristoranti siano saliti, esclusi quelli da sport. Sì, ma che, che salgano i prezzi, ok, visto il periodo, eccetera, però è, è un costante aumento. Che, adesso io torno indietro, di veramente tanti anni fa, vi parlo di vent'anni fa, va bene, vent'anni fa, spesso capitava che. La serata, il sabato sera, si concludesse in pizzeria attorno a mezzanotte, giusto per fare incazzare i pizzaioli e andare in tre, io, Avo e un altro amico random, e prendere una pizza da dividere, no? Che allora, ovviamente, era più un rompimento di coglioni. Ma mi ricordo Justamente. che con 10.000 lire, eh sì, perché parlo ancora di 10.000 lire, potevamo prendere una pizza e due birre. Ora, con. 10 euro ti prendi una pizza, eh, anzi con 5, con 5 euro. Se vogliamo fare quasi i, i, i rapporti, non ci prendi un cazzo. Allora, io ricordo distintamente un'inculata che prendemmo, pizzeria la fregata, Saprica, tanto ha cambiato gestione quindi non, nessuno mi denuncia. 10.000 lire pizza margherita e bibita. 10.000 lire, ancora me lo ricordo. Comunque sto vedendo qui a, a Milano, in una pizzeria che non nominerò, ma posso anche nominare se, se qualcuno c'è. È un perché Vabbè, prestiti. La lievità, lievità, che è spettacolare, se non ci siete mai stati, stateci. La Marinara costa 8 euro. E sto guardando su Deliveroo, quindi di solito la, i quanto? prezzi sono pure più. 8 euro la Marinara, 10 euro la Margherita. eccolo lì. Eh, sì, però stiamo parlando di lievità, cioè comunque è un locale. Fatto, ha vinto quattro ristoranti per dire ah. eh, Sì poi vabbè si sale 14, 15, 16, 17, 18 quelle Però sono quelle con eh, ingredienti un po' più insomma gourmet adesso ci vuole La scapricciatella con i fiori di zucca, la scarola ricce, pomodorini, datterini, confit, le alici di cetara cioè, non ti stai mangiando una pizza, stai mangiando un panettone, cioè, nel senso, una roba enorme. Ecco, mo, ho preso il permesso, non mi dovete chiamare oggi, basta. Più che altro, non so se avete notato quanto adesso le pizze, quando vai a, a, in pizzeria, ti danno i menù, hanno i nomi più ridicoli del mondo. Non so se vi è capitato a voi, ma più che altro dipende, nel senso che nel momento in cui fai una quattro stagioni, e la quattro stagioni è quella, se la chiami Paperino allora, sei un coglione, ok. Allora tu dici che Paperino, secondo te, è un coglione? Io ho qui davanti un menù di una pizzeria che sta qui vicino. Che il massimo del prezzo, te lo dico, sta sugli 11 euro. Che non è, è più è quella qui in fiori di zucca per dirti che ci può stare, 11 euro, che ha dei nomi veramente ridicoli, tipo la pizza salto in alto, che vorrei capire chi cazzo la chiama così, la pizza stella, va bene, oppure... No, spiega, salto in alto, ma cosa c'è su? Allora, pomodoro, bufalina, pomodoro fresco e alici. E si chiama salto in alto? Salto in alto. Vado, Vado. se volete vi mando il menu. Poi, oh, um, questa fa troppo risere. una pizza bianca che chiamata colpo di testa, che è la mozzarella di bufala, rucola e salame piccante cioè, Vabbè, oppure ecco. la, la, la migliore è la pizza rossa filomegna non lo so, probabilmente ti ricordo Alino Banfi, filomegna, non lo so eh. che era pomodoro, mozzarella, salsiccia e patate fritte cioè, ah. è, è la classica quella da bambini chiamata filomegna Bambini c'è quelle viuse le patatine. Mm. E qui c'è la salsiccia. No, hai ragione. Sì. Questa è fatto un po' più a tedesco, diciamo, una cosa. Poi la pizza, questa è un po' così: la pizza Milano Sanremo, pomodoro mozzarella, funghi misti con porcini, grana in forno e speck. Poi, allora ehm. io c'è stato un, un, un momento piuttosto, piuttosto lungo della mia vita, in cui la pizza che andavo a scegliere la sera in cui si usciva. Se andava wow. in pizzeria, Doveva avere almeno due righe di ingredienti, perché mi faceva prendere la bella carica. Però mi, mi sono reso conto che alla fine, sì ok, alla fine mangiavi tutta quella roba che c'era sopra con vagamente un sapore di pizza, perché esatto. era, era troppo carica. Mi sono un attimo ridimensionato con, uh, col passare del tempo. ecco. Beh, diciamo che se sul menù vedi la pizza carica tu hai voglia di quella pizza carica, poi magari lo fai una volta, due volte, tre volte, alla terza inizi a capire che magari insomma, vuoi evitare gli effetti collaterali che, che avrai dopo. Mm. Tra cui ti sei rovinato il continuo della serata perché non la digerisci subito, esatto. non dormi so perché la nottata, avere. La no ecco, bravo. E, la no e poi la, la nottata e la mattinata dopo, insomma, <ride> non sono propriamente smart come situazioni. Mm. Quindi, Però dici, vabbè, me ne sono visto bene, cioè, nel senso, almeno ho mangiato una bella pizza ok, però se magari ti fai una, una tre pomodori una cosa fatta un po' più delicata poi dopo magari prendi il dessert prendi un'altra cosa se vai solo a mangiare la pizza e poi torni a casa ci sta però uno di solito fa serata mettiamola mm. così e poi non puoi mangiare una pizza così ogni volta cioè mm. è, è, è oggettivamente un'esagerazione domanda di Andrea 3215 eh, che però vorrei ehm inciccionire in perché lui chiede voi in una, una pizzeria la valutate sulla base della margherita no io voglio chiedervi voi in base a cosa decidete eh, la qualità di una pizzeria in pre o in post no vabbè in post cioè dopo averne provate 10 cazzo ne so eh, come fate a decidere buon questa è la mia preferita è un insieme di cose. Ah. Cioè, eh, diciamo che se una pizzeria ti sa fare una buona margherita, vuol dire che almeno l'impasto è, è stato fatto bene. Quindi parti da una base già eh, molto, molto sostanziosa. Poi eh, ci sono tut tutte le altre cose, ovvero gli altri ingredienti, il servizio, il prezzo e la location. Proprio per fare wow. l'Alessandro Borghese della situazione, perché eh, ho capito. Sì, dillo, vai. Non lo allora, ehm, il discorso è che tu mi puoi fare la margherita più buona del mondo. Io penso, vabbè, queste, poi magari mi tratti bene, la pago 4 euro, facciamo due chiacchiere, ce l'ho dietro casa, fantastica. Ma se la volta dopo prendo, che ne so, la carciofona e tu mi, mi fai sta pizza piena di mozzarella di bufala e altre cose con in mezzo un carciofo con dentro il ripieno stile carbonara. Unta, no? così che sta cioè, merda. È, è, <ride> la fanno non ti dico dove ma la fanno mia, che è, che per, no ma per carità te la mangi pure vabbè ok lo dico una sera siamo andati co, con Antonio Fucito in Arte Tanzen eh, in una pizzeria stavolta non la nomino perché non, non mi è piaciuta la cosa <coughs> eravamo in 40 abbiamo mangiato tipo 10 no 52 eh, abbiamo mangiato tipo due pizze ciascuno una cosa così e c'era sta pizza che oggettivamente non te la potevi mangiare. Non, infatti, ho fatto a metà con, uh, con un'altra persona perché era impossibile: era veramente impossibile. Quindi ci sono pure quelle cose che, che dici, ma tu che cazzo stai dicendo? Però non è che se non mi è piaciuta una pizza allora non ci torno più, magari ne provo un'altra, un'altra ancora. La pizzeria che ho qui vicino, che è una delle mie preferite, ha due pizze che non mi piacciono per nulla, però ha quelle due o tre che. Effettivamente mi chiamano, ce l'ho vicino a casa, costa poco, è buona, non dico è la mia preferita, ma sta al terzo Però posto. Però vedi che, esatto, hai preso in considerazione tre elementi eh, certo. che, che se vogliamo, c'entrano relativamente poco con la pizza in sé, ovvero il prezzo, ok? E la distanza da casa. Eh, ma tu lo sai che non devi chiedere a me queste cose. No, no, ma certo, è... è giusto, è giusto. Secondo me, per valutare anche una buona pizza, sempre in post, è quanto ci metti a digerirla. Cioè, andando Aero. su... Beh, sì, come andato, qualità dell'impasto, cioè... Uh, che si lievita su, nello stomaco. Perché andando su con l'età ti rendi conto che eh, alla sera, dopo, quando torni a casa e stai lì eh, e ancora ti senti un groppone, tutto l'ambaradan, è un problema grosso. Cioè, io leggo in chat la gente che mangia la pizza cheeseburger, la pizza burger, non voglio bestemmiare, Non mi porco Diaz. <ride> Cioè, dai, ciscurra, figli del, figli del demonio lì, so, cioè, dai. adesso onestamente però se mi parlate di pizze buone ovvio, allora lì conta l'impasto conta il servizio, conta tante cose cioè alla fine se il locale va bene cioè... ecco per dire è... il, servizio, il servizio il sì, servizio o punto. il locale sono mh, elementi che io non cago mai No, no, invece dovresti, perché tu prova a pensare, se tu arrivi... Sì, beh certo, ti... è ovvio che se arriva il, il cameriere e per saluto, mi mette un dito nel sedere, no, magari non ci No, posso. magari ma, sì, non dipende. Non so, ma, ma se magari fosse così ti fa anche l'esame alla prostata, ma non è solo quello, è così almeno tutto abbinato, no, è che in pratica ti prende l'ordine e ti viene con la pizza dopo tre quarti d'ora, capita, anche. Anche. cioè... Capito perché io posso capire che ci sta un momento dove ci sono 50-80 persone, che dicono oh devi un po' attendere, si sta, ma attendere 40 minuti già ti passa la fame e eh, vai no, a casa. Oddio, se, 40, se tu arrivi e già se tu vai il sabato sera sai che il locale è sempre pieno, vai là, lo sai che devi attendere, prenoti un po' prima così ti viene fame certo. dopo e aggiusti. Poi anche lì ci sono degli elementi che te lo fanno piacere di più o di meno, tipo una famosa sera, se non ci fosse stata quella specifica signora, la mamma, io, cioè, io direi in quella pizzeria non ci torno più, invece io ci tornerò in quella pizzeria <ride> e Marco mi ha capito. Cioè è una cosa, ci sono quelle piccole chicche che, che fanno salire le pizzerie in, in, in classifica, ma vabbè, togliamo, ecco appunto Robilli ha capito tutto. <ride> Eh, parleremo del giro pizza, ecco, quella è una delle più grandi cazzate che c'è uh, in questo mondo, bravo Silvio, bravo. bravo. Cioè, non non allora, esiste, l'idea ci potrebbe anche stare, ma non mi è mai capitato di finire in una pizzeria che organizza il giro pizza e dire: Ah, oh, che buona la pizza qua dentro! Ma per forza di cose! Ma è la stessa cosa dell'olio dell'oliocanit, soprattutto quando hai provato qualcosa di meglio. Ci mm. sono degli olio che mm. che comunque ti fanno mangiare roba buona, però quando provi quel locale lì, l'Oasi giapponese a Milano ad esempio, ok? Quando provi proprio i nomi, vuoi proprio le denunce? Eh, eh. No, 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 se sto parlando bene, l'Oasi ah, giapponese eh. a Milano è una roba impressionante. Se vai lì più di una volta, provi tutto, eccetera, perché magari una cosa non ti piace, la seconda sì. Vai lì, trovi la roba buona, poi torni all'olio e provi il salmone surgelato da levamento che ha mangiato la merda di altri salmoni e dici che cazzo sto mangiando? Cioè, tenere... Io pure ho cominciato col, con l'olio genita e dicevo ah, questo è buono, questo è buono. Sì, poi sono andato da Zen, sono andato da, da Nima, sono andato da, da Basara. Spendi di più, va bene, però poi cominci a capire che cosa significa mangiare bene. Benissimo, stessa cosa con la pizza e il giro pizza. Il giro pizza tu vai là per sfondarti, punto che poi non lo e... fa, che io personalmente mi trovo nella situazione, allora, per esempio, dal giapponese allo yukenite, eh, leader veramente potenzialmente mi posso sfondare e spesso capi, spesso non più come un tempo, però quelle volte che ci vado cerco di sfondarmi. Tutte le volte che sono andato al giro pizza, passava talmente tanto tra una pizza e l'altra che 3 4 5 volte Dopo un po' ti passa anche la fame, ti girano anche i coglioni, perché vuol dire che stai tutta la sera lì in pizzeria. Quindi mh, per me ha poco senso, cioè mi godo di più la mia pizza e boh. Io non ci vado più i giri pizza, non, voglio, cioè, vabbè, non rientro più nel target, ma sono sempre stata la più grande inculata del mondo. Cioè qui da me poi fanno pure la pizza alta io lo so che a Napoli mh, non si deve cioè qualcuno l'accetta qualcuno no io non ho mai capito questa storia della pizza tipo quella da forno che no, non è una pizza ma è una, una focaccia, focaccia. Bravo, esatto. esatto però qualcuno la chiama pizza quella alta la pizza alta che a me fa schifo proprio non, non ho problemi a si torna al discorso di prima per ognuno la pizza è una cosa diversa per il romano la pizza è la pizza in teglia bassissima ultra condita sì. che ti fai tagliare un pezzo però, se tu ti mangi un pezzo romano, diciamo, alla romana, riesci a digerirla. Tu mangi una pizza al piatto alta e eh, ha voglia, non, non ce la fai. Ma perché è una focaccia, non è una pizza. Però ci sono persone che quella alta la chiamano pizza. Infatti, se voi andate, per esempio, anche sul reparto surgelati. Guardate, lo so che lì non sono pizze. Sono così. Però, se voi guardate, vedete eh, se non mi sbaglio. No, vabbè, non dico la marca, però c'è una pizza chiamata La Vera Pizza, che è la pizza alta, ma non è, non è già boh, il pensato. fatto che tu la vada a comprare al supermercato. Non... Sì, però è vabbè, qualcuna congelata non è che fa, cioè, non è una pizza buona. Hai bisogno di qualcosa al volo, prendi vai al supermercato. se Hai bisogno fatto... di qualcosa al volo, mi faccio il mais col tonno. e un'altra cosa. Vabbè, però... è <ride> perché? No, ma nel perché senso, mangio un'altra cosa. Ma non perché? mangio una pizza surgelata, Silvia, se è finito, devo... su, Telegram, sei finito no, su Telegram. Ma no, ma sì, ma sti cazzi. <ride> cioè, nel senso, <ride> voglio dire, mi serve una cosa al volo. Non mangio la merda, cioè, non mangio un surrogato di una cosa buona, mangio una cosa che magari è meno buona, ma meglio di così non viene. Perché se no c'è pure la delusione che là dentro e faccio. schifo, non mi posso mangiare, la cosa buona. È proprio una cosa. Cioè, non, non posso. Silvio, guarda, ti faccio un bonifico. E voglio che provi davanti a me la pizza, quella americana della Cameo. Ma Penso piuttosto, che ma, guarda, ti <ride> giuro, mi, mangio questa mascherina e il cappetto, ma, mangio cose a caso nella stanza. Cioè, ma non è... mi puoi dire una cosa del genere. Ma fa uno schifo, perché in pratica ci mettono ma lo il mais so, tutto a lo cubetti. So, lo, so, lo so, lo so. Lo Poi so. c'è un salame dentro che sembra... Vabbè, cioè, ma un cazzo, c'è cioè, allora? Io ti dico una cosa. Quando, quando ero più giovane, ogni tanto facevamo le scommesse. E una delle penitenze di queste scommesse era mangiare qualcosa di merda. E puntualmente quella cosa di merda era una pizza surgelata. Puntualmente, e ma quelle dell'Eurospin, mica quelle buone? No, perché il discount, il discount alla fine ti mette prodotti bassi. A volte no, però a volte ci sono delle perle tipo esatto. la gelatera di Beppe. Il forno di, 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 di Marco, là, quelle cose là. Ogni tanto e devo dire che alcune pizze surgelate, mm. me, ehm, no, le, quelle sottovuoto che giravano parecchio ne, durante il lockdown, le trovavi proprio alla Lidl e all'MD addirittura. Bravo! Quindi le perle ci sono, ma sono accordi commerciali piccoli, voi non, cioè è Poi... difficile. Poi ti prendi la pizza buitoni e i quattro formaggi sembra che ti ci hanno cagato sopra. Sì, esatto. <ride> e quindi non la prendo. <ride> cioè, è quello il discorso. Sì, però hai capito. Vai all'MD che una pizza sul gelata ti costa 1,99, quant'è che viene? 2,20, quant'è che viene? Mm. Vai a prendere la Buitoni che ti costa sui quattro e, e puzza di merda! Ma veramente sono delle cose! Italpizza alla pala! Se proprio dici, vabbè, e, voglio e, mangiare sono... una cosa decente, Ital pizza. No, Ho provata una, una alla pala, ma non ricordo qual era. Adesso non lo so, sincero. Ah, comunque, Ital pizza è decente. Mm. Pizzerie gourmet. Mm -hmm, vai. Cosa vuole sapere, dottore? Eh, co <ride> co cosa, cosa ne pensate e come vi approcciate? A questa eh, nuova moda degli ultimi anni. Il problema grosso è che qualunque cosa la puoi nascondere dietro la parola gourmet. Esatto. Bravo! Giusto. Perché con la scusa del gourmet io ti posso mettere la fondue sulla sull'Aragosta con la scusa che è gourmet. Ma se tu mi fai una cosa del genere, io non solo ti sputo, ma poi. Insomma, succede la, 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 la famosa disturbata. Le pizzerie gourmet buone ci sono, una su tutte, Lievita l'ho citata prima, anche Pizzi. Un po' ci sono quelle strane, quelle con co, gli impasti, con 3000 impasti. Ci sta, qualcosa di buono c'è, ma con la scusa del gourmet stanno saltando fuori delle puttanate che non stanno né in cielo né in terra. Eh, non so una se delle ultime voi... mode è la burrata al centro, eh. Una delle Però è vero, 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 Che è allora, bellissima da guardare, ma dopo un po'. Cioè, tu la apri e non puoi mangiare più un cazzo. Quindi cioè la togli te la mangi dopo. Io non so, magari Silvio, no, perché stando a Milano è, è decisamente più scelta. Però a Cremona diciamo che negli ultimi dieci anni il fenomeno è esploso, ma si è anche, è anche collassato abbastanza velocemente. Cioè, sta storia del. Andare a mangiare una pizza con ingredienti ricercati dal, dal maiale che è andato a, a, a mangiare il sale del, sul monte Himalaya a qualche altra troiata di questo genere, al pomodoro raccolto nell'orto di Maria Teresa di Calcutta, no? E il tutto per sostanzialmente giustificare, ma senza averne la riprova. Di eh, pizze a 30, 35, 40 euro. Questo. E Ma hai voglia? Ma sai quanti ce n'erano qua a Cremona? Però. Ehm, non ancora... pensavo che i Cremonesi si facessero prendere per il culo così facilmente. Esatto, cioè, voglio esattamente. dire. Esattamente. Però, questa. Allora, a me è capitato due volte d'andarci. Una ero in provincia di Brescia e non vi dico cosa ho speso perché mi vergogno. Però sapevo che sarei andato a spendere così. Tra l'altro se c'è qualcuno della zona, la pizzeria si chiama Sirani, che credo sia tuttora esistente. L'altra volta invece è, sta, è, è, è successo qua a Cremona. Fra, fortunatamente non pagavo io, ma pagava uno che aveva appena avuto un figlio. E, e che poi... Al momento del conto... Non sapeva che si trattava di una pizzeria gourmet. Al momento della cassa, non vi dico le bestemmie. Eh, posso immaginare. Però ecco questa cosa qua, questa bolla delle, degli ingredienti meravigliosi e tutto quanto è anche andata abbastanza a eh, implodere su se stessa relativamente presto. Allora, considera che qui a Milano quelli che ti dicono io ho l'ingrediente um, che viene da qui, da lì e da là, non è che te lo fanno pesare più di tanto, cioè nel senso il, il pomodorino del piennolo, la, 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 la mozzarella nella mortella, tutte quelle cose lì, Particolare, C'è una pizzeria si chiama Da Zero, questi sono della zona mia oltretutto, Vallo della Lucania, che qua a Milano hanno aperto addirittura la seconda pizzeria in zona Brera. Mm -hmm. E chi, chi sa, chi conosce un po' Milano sa che se vuoi aprire un locale in Brera devi essere miliardario, so, oppure te la devi rischiare parecchio, perché Brera è una roba assurda. <coughs> e questi con gli ingredienti cilentani, tutti, tutti specificati nel menù ti fanno una pizza che effettivamente è buona, ma non spendi l'ira di Dio. Cioè, io da, da zero pago massimo, ma proprio volendo esagerare, a Milano in centro e tutto il resto 15 euro la pizza, ma in realtà quella che prendo io ne costa 10-11. <coughs> L'unica volta che ho speso un po' di più era da, se non sbaglio, da Cocciuto, perché fecero la, la collaborazione con il gioco di, di Toyota, no di Toyotaro, di Taratoro. No, quello con la testa bianca a luna lì, che era Nier, mm. eh, che fecero la pizza specifica con questo, con il Wagyu sopra e costava 22 euro. C'era pure il cartone specifico personalizzato che l'ho conservato e vabbè. Ma è stato più per fare un favore veramente ad Antonio che la pubblicizzava. Sempre Tansen che, che per la curiosità in sé, perché in realtà di mangiare la pizza con due pezzettini così di guaglio e la mozzarella di bufala non me ne fregava un cazzo. Cioè, voglio dire. Non, non vado a ricercare queste cose su una pizza. Se voglio mangiare quella roba, la mangio a, senza la pizza sotto, insomma. E anche lì si rischia l'inculata. Perché a Milano c'è Tokyo Grill, 120 cioè euro. Mangi. Vabbè. Come ha detto Silvio prima, la pizza gourmet è un'inculata. Perché è vero. Io prediligo la pizza normale e si sa, però, quando vuoi cambiare, una volta la provi nella vita. E sono andato un attimo a ricercare quella che ho mangiato io, perché sono sicuro che qui adesso diventerà un meme perché fa troppo ridere. La pizza si chiama Perlage. Perlage. Perlage, già il nome è tutto un dire. E nel menu sotto c'è scritto in questo menu abbiamo privilegiato i prodotti siciliani. E vi elenco adesso gli ingredienti. Ah, la pizza costa 19 euro eh, quindi. c'è cioè, Esatto. Eh. Patè di pistacchio verde di bronte dop, stracciatella di fior di latte, prosciutto crudo siciliano, pomodori secchi e granella di pistacchio di bronte dop. Allora, no, fame. Sì, però onestamente. Quanto la mangeresti tu una cosa del genere? Cioè una pizza al pistacchio? Eh, sì. sì credo la mangeresti? Lo farei, sì. Sì, sì, sì io eh, no. La prendo anche spesso. Sono sincero, dirò. io no, non ce la faccio. Se eh, il pesto di pistacchio è, è buono, io la prendo. Per, per, 19, per 19 euro, però deve esserlo per forza, perché... Eh, sì, io in realtà quella col pistacchio, pistacchio, bufala e un altro po' di roba, con lo zest di limone, che è un'altra cosa che mo, mo fa figo, l'ultima volta da... Mh, Oh, o da Sai o da Lievita, non mi ricordo, l'avevo pagata massimo 15 euro, io non la pago più di 15 euro una pizza consegnata a casa, eh. Comunque Marco, tutti abbiamo parlato delle pizze normali, diciamo, no? Quelle o Margherita o Verdure o Gourmet, ma non abbiamo mai parlato quelle di pesce. Mm, io... Perché qua da me... Mm. Eh, quante ce ne sono? Eh, no, vabbè, ma qua ci sono, sia la pizza con i frutti di mare che con i calamari fritti insomma non sono contro ma siccome ho un rapporto altalenante col pesce in genere con i molluschi le cozze le vongole così no ma con altri tipi di pesce può capitare che mi spacchino lo stomaco mi fido sempre poco allora c'è la classica base la pizza col tonno che vabbè quella non è nemmeno un pizza col pesce non posso che... mangiarla il tonno è sicuramente off limits per me però se <coughs> cominci a pensare frutti di mare, gamberetti, mm. cozze, eccetera, eh? allora comincia a essere buono, ma quando una pizzeria e io vengo da Ancona, ho il porto, quindi mh, non posso bestemmiare. Comunque ci sono prodotti del luogo che comunque fanno una buona raccolta di pesce, tu mi metti il pesce congelato. Eh, costa meno. Sì, ma poi me la fai pagare cara? È normale che io poi te la tiri contro il muro. Se la fai pagare cara? Sì, il problema va bene. Guarda... quasi entra sul mercato ittico, che è un altro discorso, perché comunque tutta la roba buona se la prendono i ristoranti, non è che se la prendono le pizzerie. Se poi sì. c'è il ristorante di pesce che fa pure la pizza ed è una bestemmia di per sé. perché mm, Non, non l'ho mai provato nel ristorante un po' più di pesce, proprio? Eh? La pizza, perché se vado a mangiare il pesce, vado a mangiare il a pesce. E que quello sto dicendo: ma il ristorante di pesce buono non ti fa la pizza, comunque. Perché tu vai là per mangiare il pesce, se fa la pizza vuol dire che il pesce non è buono di solito. Ma Quindi... oh, ne nei menu ricordo che c'era: ricordo che c'era, che chi voleva la pizza mangiava la pizza. Eh, Però i bambini, no... i tedeschi. No, scusa, ce l'ho con i tedeschi, non ci posso fare niente. Cioè, a Roma, termini quelli, si bevevano il tavernello, lo, glielo spacciavano come la, la cosa più buona del pianeta, Guarda, gli, gli faceva pure piacere. Io ho il porto, quindi mi vengono quelli dalla Croazia. Quindi lo so che mi vengono gente che non capisce un cazzo di mangiare e, e, e mangiano di tutto, però mh, lascio perdere. Ma mh, che poi me li vedo al mare con i sandali, i calzini, però quella è un'altra storia. Cioè, <ride> come i tedeschi, appunto. Però mh, so. Il problema è che eh, chi ha la pizzeria ci, non ci prova più. Cioè ci sono quelli che vogliono fare un buon prodotto e lo fanno bene e allora vogliono una clientela fissa e te li fanno ritornare proponendo sempre pizze buone, pizze normali, non è che vanno alla puttanata cheeseburger e stronzate così, fanno le pizze normali ma ci sono quelli che invece se ne sbattono il cazzo come molte pizzerie stanno aprendo non voglio offendere eh, per carità però molte pizzerie cinesi che ce ne sono mm. a meno dalla, a no, la... qua no qua, qua, un, sì. paio, qua, qua un paio, qua paio ce ne sono pochissimi ormai gli italiani specialmente il pizzaiolo al forno È pochissimi ma cinesi no guarda io per esempio c'è una pizzeria che si finge napoletana con un cognome napoletano e fa la pizza che è veramente l'asciugamano da bagno, come ho detto prima, è intrisa d'olio. Io, parlando adesso con Silvio, mi dice che la pizza vera non è così: la pizza napoletana c'è cioè, un sapore, è tutta un'altra cosa. Io là non ci vado in più, fa schifo. Va, preferisco andare in una pizzeria di uno che abita qua intorno e fa la pizza base, però anche lì ti devi adattare con il tempo. Se cerchi una pizza gourmet. Lì almeno dalle mie parti non c'è. Ecco, dovrei andare più verso Roma, andare... forse. Sì, non so. Effettivamente è una cosa molto più da grande città perché non è, non è ancora non la vedo accettata. Parlando con diversi amici in varie zone d'Italia, soprattutto in lockdown, quando magari mettevo la foto della pizza che io ce l'avevo e loro no, e quindi mi infamavano. A volte mi dicevano, ma che cazzo di pizza hai preso? Giustamente perché per loro la pizza margherita, quattro stagioni, eh, la quattro formaggi, insomma, quelle dieci pizze. Così già che ci vai a mettere l'ingrediente un po' più strano, ti guardano storto. Effettivamente, non la vedo accettatissima come cosa. Io personalmente fatta bene, l'apprezzo, cioè una quattro formaggi diversa con una leggera variazione, magari. Cioè, se non ci metti l'Emmental sostanzialmente, ma ci metti una cosa un po' meglio, non il Filadelfia, perché ho visto gente che la fa col Filadelfia, ragazzi. cioè vi deve un video per il cacotto immobile, porco dio. Che. Ma come non ci metterei mai la sottiletta, figa. Pure, eh, vabbè, mm, okay. non scendiamo <coughs> la in Pizza cose. con la sottiletta, eh. Sì, sì lo, fanno, lo, fanno. lo fanno. Sì, sì lo fanno. Pizza col Però... pesto è pizza? No per me ovvero. dipende dal pesto anche lì perché? ma pesto alla genovese non quello lì di pistacchio c'ha cioè la genovese sì basilico mi fa schifo il pesto vabbè mm, vabbè porco Diaz. No, eh, eh, oh. non si dice non si dice anche se eh, lo pensi oh. non lo devi dire vabbè oh. eh, che cazzo devo dire che eh, cazzo devi dire non dire che fa schifo il pesto vabbè che fa schifo la lo pizza dico, col perché? pesto allora io nonostante l'abbia mangiata con o senza mozzarella quindi in diverse versioni mi piace faccio fatica a considerare la pizza ma faccio fatica a finirla mi come si dice qua a Cremona mi scummia cioè mi rompe il cazzo wow cazzo esatto, eh, esatto. <ride> tempismo perfetto eh, partiamo dal, dal presupposto che dipende dal pesto cioè nel senso potrebbe risultare pesante perché è pieno d'olio comunque quindi no, ma non è proprio un... Um, come dire, un... Uh, cioè mi stufa, non, non è che è la digeribilità, ecco. Se c'è solo il pesto sì, già se, che ne so, ci metti i pinoli, ci metti qualche formaggio un poco diverso, mo non dico le noci perché magari quelle ti risultano pesanti, però un'altra cosa vicino ci potrebbe stare, nel senso, io credo di averla mangiata qualche volta. E Pe sbaglio perché c'era un altro ingrediente. Leggo comunque, un commento che è perfetto. Pesto sulla pizza? No, il pesto sta bene sulla pasta. Sì, lì sì. Lì si mangia meglio. Ma, ma, lui, ma lui è Black Prince. Lui ha il segreto dell'eterna giovinezza. Quindi quando dice queste cose lo fa per, <coughs> per dei motivi specifici. Noi che vogliamo morire prima e vogliamo sembrare dei vecchi, mangiamo come cazzo ci pare sostanzialmente. E <ride> questo è. Eh. Ciao Ale, sei un grande e invece aspetta che naturalmente qua io non ci capisco cazzo porca troia oh, tuttora non riesco a capirci un cazzo di skype eh. come cazzo si fa a tirare dentro oh, in basso a sinistra eh, più eh, pizza dolce in quella con la nutella tipo in assenza di altro cioè di dessert a forma di dessert diciamo se ho voglia di fare schifo, ci sta. Però devo aver voglia di fare schifo. Se no, no. Cioè, Io riesco a, riesco a mangiarne una fetta. Di più, no. Cioè. Per me, la pizza dolce, che sì, ha sempre <coughs> significato <coughs> pizza con la Nutella, o meglio, impasto della pizza con la Nutella, mi ha, eh, è sempre corrisposta al giro pizza. Cioè la fine della, del giro pizza equivaleva a una fetta di pizza con la Nutella, allora sempre citandoti questa pizzeria che sta qua intorno, c'è la pizza dolce chiamata Cannolo siciliano. Che ha la ricotta dolce, cioccolato di modica grattugiato, scorza di cannolo e spolverata di zucchero a velo. Cioè. Con l'impasto della pizza, io non riesco a capire che cazzo. Cioè, praticamente è un cannone sbriciolato su una, su una pizza. Sì, esatto. <coughs> però su, con l'impasto della pizza non ci dice per un cazzo. Zero. È, è appunto, però una, la classica spalmata di Nutella, cioè va bene. Se proprio vuoi fare schifo, però una fetta. Ma di più, no. Ma di più no, no, di più, no. Se ne prende una, si mette al centro. E... Ho visto gente mangiarla intera, però è lì fa schifo. Ma magari in giovane età ci si può pure pensare, però poi, cioè io, io, otto mesi fa, sono passato dalla pubertà alla vecchiaia con una pillola di Flomax e non lo posso più fare. No, la assicuro, ragazzi, è stato un trauma. Cioè, Mi ha spaccato lo stomaco, e da quel momento faccio attenzione: otto mesi fa, e, um, la frutta sulla pizza? Vabbè, a parte te che è tipo l'ananas che vabbè, ha dimostrato io le tue perversioni. No, no, ma quella era soltanto perché mi hanno talmente martellato con sta pizza con l'ananas che dico, vabbè, la regalavano, eh, Dominos la regalava per, eh, in collaborazione con Netflix, bastava che li chiamavi e gli dicevi tipo Red Notice, una cosa del genere, non me lo ricordo nemmeno, e te la regalavano. Però quella è un'americanata, magari se tu mi parli di Pere Gorgonzola, che è quella che presi una volta volendo ci sta una, una grattugiata di mela o oh, la marmellata di fichi buona cazzo lo so marco lo so ma tu che mi chiami a fare cioè, scusa pare che non lo sai <ride> lo so hai ragione hai, hai ragione è vero è vero è vero senza che ridi hai ragione tu Ah, oh, Cristo mio. Non riesco a entrare. Sono dentro, ma se faccio join call non fa una fava Perché sei un coglione, stai scrivendo su questa chat? Esatto! Cioè voglio dire, Però cioè, sta cellulare. scrivendo Roby su una chat in comune tra me, lui, Thomas e Mario. E allora è un'altra chat, perché in allora realtà c'è cioè, la chat. No, ha scritto pure qua: ha scritto nella chat nostra. Ah, allora lì non l'ho visto. No, è qui. C'è, c'è, però non entra. C'è, però non entra c'è Robini. No, no. è perché c'è Robini nel discorso. Vabbè, mentre Marco, intanto fa sta cosa, vogliamo parlare della pizza al melone? Aspetta un attimo, dicono: Ma il pomodoro non è un frutto, sì, ma è una convenzione. Dai, eh, dai. Allora, ho assaggiato la pizza al melone. Aspetta, no, frena, coglione. Che significa eh, e Marco. quale melone? Melone d'arancione, il classico melone. Il cantalupo. Il cantalupo, va bene. Okay. Altresì detto melone pane, ok. No, perché ah. sai. Ah, ah, vabbè. Io invece sono un po più uno stronzo, quindi dico solo <ride> <ride> Allora, posso dire una cosa? Una fetta te la riesci? Allora, margherita con una feta, di, con dei pezzetti di melone, insomma. Ok? Ah uh ah. -huh. Ce la fai a mangiare una fetta? Ce la fai? Ce la fa, uh. ce l'ho fatta. Ah, ok. La seconda fetta sbocchi. Ah, ecco. vabbè. <ride> una parvenza di normalità, cioè, ok. Perfetto. Ma perché? Perché era una pizza fatta così a cazzo, dove c'era tutta, cioè, mh, vari spicchi con varie roba. Ho trovato anche la pizza con, con i kiwi. Non l'ho assag... assaggiata. Perché ho detto: bah, avevo assaggiato lo sbocco col melone, quindi basta. Però, mm, cioè, mettere. Ma, ma, ma perché? Che cazzo ti ha fatto la Margherita? Lasciala così, Beh, esatto. la frutta. Wow, cazzo! Ma che cazzo sta facendo? Sono un coglione io. Scusate, ah. <ride> scusate ho fatto una cazzata io, eh, naturalmente. Non avevo dubbi, Marco. Eh, non avevo dubbi. Il bello è che ho interrotto tutto perché dovevo sì. tirarti dentro, cazzone. ho interrotto tutto. Ma si sente? Sì. Ah, ok. Sì. Boh. Noi lo sentiamo, non so. No, in non certo. ho killato un cazzo. È, è durato un sempre... secondo, figa. Ma allora. sono tuoi dildi quelli? Eh, no, li ricordati per voi. Robby, io, no, io ti ho preso questo in. Eh, da dove sono Scala stato uno L'ho preso solo per te. Ah, vabbè. No, però me lo posso mettere come protesi. Perfetto. Roby esatto. spiegaci un po' la situazione pizza a Sesto San Giovanni. No, io invece volevo dirti, situazione pizza panificio, perché stamattina me l'hai bocciata in live. Cioè? La in vampiresca, hai detto che ti fa cagare la pizza del fornaio. Io? Sì, 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 è vero. Te non, non mi ricordo. E stai dormendo. Puoi essere. <ride> Ma eri in chat? Eh? No, 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 è bello, recuperata. Ah. recuperata. C'era un commento eh. dove parlavi e dicevi che la pizza del fornaio secondo te non è pizza, è focaccia eh, e, e non valgono alcuna Allora, la pizza più uno, che mi tanto mi piace, è ciò che più mh, riconduco alla pizza da fornaio, che mi a sua volta mi ricorda appunto di più una focaccia. Con sopra una sborrata rossa e bianca. Ma non so, io a volte ho proprio. Che cazzo, sborrata! Quella del. Dicevamo. <ride> Robby, dicevi scusa? Anche ah, a me viene voglia proprio a volte di mangiare quella proprio del, del fornaio. Mm. Non so che cazzo di, di fornai c'hai lì a Cremona, non so se siete quattro disperati. Oh, e... figa. <ride> però che siamo diventati tanti con gli alpini giusto no? <ride> però ehm, no, no diciamo che la voglia di pizza lorda spesso ce l'ho però la pizza lorda mh, mi butto sulla pizza più uno è sul classico diciamo mm. La pizza del fornaio, io ti posso dire questo: la pizza del fornaio, che non è una pizza ma una focaccia, fa bene quella con le cipolle. La quella focaccia con, la cipolle, con le cipolle. La focaccia con le cipolle è una cosa fenomenale, ragazzi. Mm -mm, cioè, vero. Già la pizza alla cipolla è diversa. La focaccia con le cipolle, lì io, vabbè, lì probabilmente ci morirò un giorno, però quella è buona, cazzo quello è, fatta bene. Già, ecco, è fatta dire, bene mentre diciamo che mando giù dei compromessi a livello di pizza esempio la pizza più uno quindi nel momento in cui hai voglia di pizza ma non, non puoi o non vuoi andare in pizzeria ti accontenti di quello con la focaccia invece non transigo non ho mai mangiato una focaccia acquistata eh, in un supermercato eh, che potesse equivalere a quella del fornaio no no ci sono c'è mi la buitonimo. No, quella no, buito. per forza, il me. Cioè, anche <coughs> la, allora la Va, già solo quello ti cambio. Qui da me la pizza al fornaio, prima di tutto ti danno certe sberle così grandi, non grandi e comunque costa 80 centesimi, 90 centesimi la focaccia, costa pochissimo. Io parlo con la cipolla. Trasferirmi, voglio trasferirmi da te. Ma, allora, ma guarda, che qua no. un pezzo così costa 5 euro Sì, infatti. Di fronte a dove, a dove lavoro, a dove davvero lavoro davvero io. Così. prendere l'ho preso stamattina, sta là, in, in cucina. Eh, cioè. capito. Sì, figa, eh, non non scendo discorso. molto... Cioè, fra un mese e mezzo scendo nelle tue zone, stesse. quindi... Eh, Chiamami. Cioè. Eh. Eh. Però eh, ci sono veramente focacce che... Il classico pezzo di focaccia, cioè, 90 centesimi. E se vuoi proprio fare il fenomeno, ti prendi, come diceva Marco prima, con uh, un po' di rosso, senza entrare in particolari. E lì fa schifo perché c'è quel pomodoro strano che non ho mai trovato, io non, non sento niente di diverso nemmeno io, <coughs> sono io, io che faccio, faccio un eco? eco, ma non credo. Oh. Poi ti vado ti... avanti, comunque, ehm, la focaccia col pomodoro. Quella fa schifo, perché c'è un pomodoro strano che viene completamente asciutto e non si capisce più niente. Come dipende le classifica fa anche lì, dipende chi la fa, cioè io ne ho trovate molte che sono buone. Panificio di mia moglie, quello del panificio di mia moglie fa cagare, per esempio. Benissimo. Eh, uh! per... <ride> <ride> ah, È vero. È... Però in alcuni posti è molto buono, dipende. Ribadisce anche, no, no, è vero. Vabbè, <ride> <Okay>, bisogna rimarcare. <ride> Ma perché si mette un po' poco pomodoro, quindi poi si secca e diventa merda. Cioè, non è né focaccia né pizza. Ecco, quello è veramente il. Eh... La, la, la situazione è peggiore cioè sì. né maschio né femmina è ibrito boh, clippate ragazzi da, clippate, ma tanto buono. <ride> clippate tutto clippate tutto sì. <ride> cioè, la, vogliamo, cioè, non so se siete concordi con me ma la, tra le pizze più schifose <ride> che avete mai mangiato è quella tonda con quella sborata de, in mezzo di mozzarella che non si capisce cos'è Dipende anche lì dalle volte. Quella no? da bar capito. Quelle tonde. Ah, figa, quelle che praticamente la mozzarella è plastica. Bravo, bravo, bravo. Ah. Quella, quella è merda. Mm. Ah. Al 99% ti dico di sì. Quando la fanno buona pure quelle che da me si chiamano le pizzelle, mm -hmm. possono mm. essere buone. <coughs> vabbè, vabbè. No, buone come focaccine, non è pizza, quelle sono focaccine. Anche se eh, per dire a Napoli quando, quando vuoi uno sfizio del genere, ci sta la pizza a portafoglio che è proprio. È un'arte che non trovo da nessuna parte. la pizza a portafoglio 1,50 euro. E 50, chiusa, così, te la mangi a triangolo. A tipo crepe? No, è una pizza tonda, piccolina, che si piega a metà e te la mangi tipo come se Stacco. fosse una piadina. Dai. Mm. sì, però eh, quella è, cioè, non gli puoi dare un altro nome: quella è la pizza a portafoglio, cioè. Basta. sì, tipo un taco però in chat prima parlavano della pizza fritta io quella non l'ho mai mangiata ah, anche io uh, un paio di volte ma. allora, la pizza fritta fatta bene, classica o con una leggera variazione non, con non fritta con l'olio motore, con l'impasto giusto e tutto il resto mm -hmm. è una delle cose più <coughs> buone che esistano su questo pianeta fine ricotta e cicoli e pepe ma Ricotta? in pratica I ciccioli. Ciccoli. Ah, Giù si chiamano cicoli. Cioè, Ma Cristo, fritta diventa... come la copiletta. pizza fritta con dentro roba fritta. Sì. No. Sì. <ride> sì. È ah, buona due giorni giorni, buono. È buono. È buono. No. So, è buono. 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 È che È buono. È buono. prima in chat. In chat. esatto Esatto. Fa una pizza fritta. Che è la fine del mondo. Ovviamente non la fa solo lui, cioè, la, fa, la fa chiunque, però, essendo anche quella un'arte, si sbaglia subito perché col fritto è un attimo che ti sa tutto di, de, del rimasuglio, de, de, dell'abbart di Perno. Cioè nel senso, eh... bravo Mano che mi cita Pizium, bravissimo! Grande, grande Pizium, è un altro di quei posti che è fenomenale. Che poi qua ce ne stanno tre. Non sono come spalle. lo scorfano, però. Sono... Bravo vabbè lì ah, top è una questione di cuore sai che non ricordo il motivo per cui siamo andati allo Scorfano forse perché era aperta presto per andare poi a vedere la partita dall'Italia. sì può essere e mm, abbastanza in zona baracca ecco perché tra l'altro in zona baracca prim... 200 metri prima del baracca c'è cioè sempre stata fino al pre-covid praticamente una pizzeria che secondo me faceva la pizza molto buona, anche migliore dallo Scorfa, ma che purtroppo non è sopravvissuta al covid se no, saremmo andati lì peccato la base Ai, per, per... Mamma, quindi... scusa, ma... ho, letto, ho letto una cosa che mi ha fatto fa, fa schifo, cioè la base per focaccia del Todis è davvero buona noi di solito la facciamo con maio che probabilmente sarà maionese, bresaola e rucola ma la, ma, la pizza con la maionese No, C'è cioè, la, la, la salsa? Te la fa piena, tipo? Mm. No, aspetta, maionese. aspetta, al Todis hanno questa base di pizza, Maio io, eh, per forza maionese, questa persona purtroppo ha delle credenze religiose molto particolari, cioè nel senso, ti può pure piacere, però, fratello, fatti dare una mano, Vi, vieni con me, cioè, vediamo, non c'è problema. Ha mangiato sta merda con la maionese si è ma per carità cioè, si fanno delle, delle, delle cattiverie in giovane età cioè, magari è uno studente fuori sede ne ho fatte tante pure i popcorn con la mostarda cioè, voglio dire, pizza la pizza che fatti. va invece l'ha provata? O... io l'ho provata solamente l'unica volta no tutte e due le volte che sono andato a mangiare nell'ultima pizzeria eh, col giro pizza esistente a Cremona deceduta recentemente e ho saputo da te Robi che si trattava di catena deceduta recentemente ovvero Turle ah turle esatto e che Tra era investito con la mafia mm. roba del e è stata l'unica volta che ho mangiato la pizza col kebab cioè con la carne sopra del, del kebab e, e non, non dal kebab probabilmente sarà quello surgelato tipo dell'aiam ma ah, sicuramente sicuramente, come... sicuramente. No, io l'ho mangiata dal kebab io eh, devo dire una volta ogni tanto ci sta sì, cioè, beh, è come quando appunto vai a mangiare il kebab, cioè nel senso è quando sì. c'hai voglia di quella cosa che non è propriamente sana ed è questa esplosione di gusto, non per forza iperpositiva. Ma per non dire quando vuoi fare schifo, però insomma. Alla fine è quello. Mm. Perché fare schifo in pizzeria? Perché fare schifo al chebabaro? Uniamo le due cose e facciamo schifo doppio. Bravo, esatto, esatto. <ride> Oltretutto il chebabaro è capace pure che ti costa di meno. Quindi... Vabbè, provati, è probabile, sicuro. Anzi. Eh. Io, io da marchigiano mi sento offeso perché a Pesaro qualcuno fa la pizza chiamata pizza rossini, maionese, e uova sode Ma sono dei maledetti, ma c'ha ragione, sono dei maledetti. Cos'è sta cosa? Ah eh sì, l'hanno detto anche su Telegram sta roba ma mandatemi vedendo un video mandami sto video per favore vuoi vedere sta merda cos'è con le uova sotto maionese con ma la mm. maionese Solo, solo io, ogni volta che scendo nelle marche, non mangio la merda. Cioè voglio dire, non... Ma non c'è la merda nelle marche. Appunto, cioè... appunto, io non riesco a trovare la merda. Cioè, ma addirittura, qua, quando scendo in sede in azienda, c'è cioè il posto più, più becero per modo di dire. Insomma, il posto eh. più basso. È una panineria si chiama Fatte da Fa, Sì, eh, che poi ad, vabbè, a Civitanova Marche che tu paghi 6 euro, ma ti fanno un panino della Madonna. E non fa schifo! Non c'è la merda, porca miseria, come fate? Ma ad, ad dovete andare a cercare il posto che fa la merda. Cioè, ma poi qui noi, se avete qui, la pazienza di trovarvi un posto che fa la merda, oh, Ma poi qui da noi, eh, nelle marche, cioè, ci sono i porchettari, ti fanno il panino con la porchetta. Dio buono, boh, mangi quello. Non c'è bisogno che vai in giro a mangiare sta merda con l'uovo sodo, cioè. Mm. Oh per Carità, a me non me ne frega niente di difendere la, la, la regione, però. Porca vacca, mangiate meglio. Cioè. Oppure mangiatevi l'insalata, Dio Cristo. Cioè. <ride> Insalata, invece <ride> che sta merda. No. Eh. Ma Marco, ti è arrivato poi il dual? Oh, guarda, a che lei. figo eh, Anche con la sua bella confezione profumata. A lei? A lei? Eh. Ostia, è tardino ragazzi Per i miei, per i miei standard Possiamo solo cioè, Perdonami, vorrei rendere omaggio A, a un grande Che, andato, che se n'è andato oggi Che è il grandissimo maestro Richard Benson Grazie per averci donato Tanti, tanti momenti Di alta musica di e alta di grande hilarità Soprattutto grazie. grazie maestro, grazie Esatto Va bene, ragazzi, un saluto a tutti e eh, grazie per essere passati di qua a parlare di qualsiasi cosa tranne che video videogiochi. Va Comprate la pizza più uno. Esatto. <ride> ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. 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 Allora, mi rimane da... Aspetta che qua... Così. Mi rimane da ringraziare. Luca Roveta, A lei la pizza, soprattutto se in compagnia, domanda il vino con la pizza... Par... Eh... Cazzo, questa era una bella domanda da fare con gli altri. Io purtroppo, non essendo un grande bevitore di vino, mai e poi mai Mi metterei a bere vino con la pizza. Mai. Apprezzo la coca, la Coca-Cola, apprezzo molto di più la birra. Ma oltre queste due robe, sì, vabbè, l'acqua, ma altri alcolici direi di no. Gianca Boy, grazie mille per l'iscrizione per la prima volta. A am Ferro, invece, che sei iscritto per 13 mesi. Ali! Ricky, Rick Deckard, 18 mesi. Corso che si è iscritto per ben due volte con due nick diversi, però grazie anche a te. Exis the First, grazie anche a te. Crosta non cornicione, questo è Stefano May. Marco Gallozzo, Manu BP85, Paul, Messer Burbero, Edo Grimmi, Thomas, Ale e la Madonna. Grazie mille a tutti, ragazzi. Grazie mille a tutti, ragazzi. Un bacione e buona pizza. Arrivederci.